Ferma, non te ne andare, non te ne andare, non te ne andare. Allora, in collegamento dalla Spagna, due signori, Mary Ryder, che è Maria Giovanna Ferrante, salernitana, ex giornalista ANSA, ex portavoce addirittura dell'Italia dei Valori a Torino, laureata in lettere, adesso pornoattrice e altre cose, detta Mary Ryder. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera e un saluto dalla Costa del Sol. Molto bene. Capitano Eric, che sarebbe sostanzialmente il marito. Buonasera, napoletano, Enrico Davascio. Capitano? Ciao. Sì, capitano. Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori. Ciao, ciao. Allora, capitano sono... di che cosa? Capitano è un suo nickname, un nickname. Sono gestori di una casa di produzione che si chiama Spicy Lab, che ha un motto, il porno italiano fatto dai italiani. Vabbè, ma ricordiamoci un attimo il passato di Mary Ryder, soprattutto, cara Mary. Cioè, sostanzialmente tu sei promigrante, una volta ci hai detto, perché c'è più scambio interrazziale e poi soprattutto perché ci sono più neri in giro, o sbaglio? Questo dicesti una volta, no? Beh, sì, comunque girando il mondo è possibile conoscere molti più neri, molti assolutamente. Più neri. Io mi apro a questi scambi interculturali. Interculturali, perché tu hai piacere che insomma mischiare anche, no, mischiare i colori anche quando fai le gangbang, oppure quando fai altre cose, quando fai i tuoi video, no? O sbaglio? Ma sì, mi fa piacere mischiare, mescolare tutto. Infatti è proprio per questo che adesso mi trovo qui, in questa situazione che è molto interculturale. E adesso la descriveremo. Esatto. E tu sei promigranti comunque. Promigranti perché più neri arrivano meglio è. Questo dici tu, diciamo. Esatto. Benissimo. Tutti controllati, tutti certificati e tutti quanti che comunque possono... essere operativi. Esatto, contribuire al lavoro in Italia. Benissimo. Capitano Eric, voi vivete ancora in casa con una coppia? Voi avete un figlio, una coppia con un altro figlio con cui avevate anche dei rapporti, eccetera, una grande ammucchiata, ovviamente non davanti ai figli, come no, come è evidente, ma ancora sì, vivete? Viviamo tutti insieme, viviamo tutti insieme in un'unica casa, praticamente. Sì. Abbiamo, diciamo, questa famiglia allargata. Sì. Che cos'è per te la famiglia? Non esiste la famiglia tradizionale, immagino, no, capitano Eric? Allargata. Ma noi viviamo questa situazione che sicuramente non è tutt'altro che tradizionale, questo è chiaro. Sì. Però comunque i valori della famiglia ci sono lo stesso perché comunque l'affetto di un padre, assolutamente, è quello che, per carità. Cioè, però voi siete una coppia aperta, diciamo, no? Con quell'altra coppia con cui convivete, insomma, vi divertite, no? O no? Sì, se c'è l'opportunità, certo. Assolutamente. Non capita, non è una cosa regolare, però può capitare. Allora, prima di andare a questi campionati mondiali di sesso, sostanzialmente, che si svolgono in Spagna, e loro sono i rappresentanti italiani, caro Parenzo, di questi mondiali. Cioè, questi due signori qui sono rappresentanti italiani di questi mondiali del sesso che si svolgono in Spagna, in Costa del Sol, in cui ci sono delle specialità, dei voti, delle giurie e tutto. E sono in corso di svolgimento. 30 secondi da Anna, da Roma, per dare un giudizio su questa coppia, su questa situazione. Ma sì. Ecco, allora, questa è una famiglia di gambe allargate, hai detto, no? Ho capito male? Una famiglia, scusami Anna? Di gambe allargate. Beh, no? Di gambe allargate. L'hai detto tu, adesso, di gambe allargate. È una famiglia che ha le gambe allargate. È una famiglia di merda. Ma che Italia di merda rappresentano questi? Ma come una famiglia di merda? Ma questa... Ma non è... Ma è che una famiglia dire? Di merda. Ma è la vergogna dell'Italia. La famiglia dalle gambe allargate. Questo è sicuro. Sì, molto particolare. Cioè, la vergogna delle famiglie. Ma perché rappresenta l'Italia ai mondiali del sesso? Senti, ma dove rappresenta l'Italia? Nell'Italia schifosa della Spagna schifosa, perché c'è una gran parte d'Italia di persone per bene, famiglie. Ma perché ne sai che non è non per lo bene? Loro sono una famiglia, hanno un figlio, sono una famiglia, sono sposati, convivono. Povero ragazzino, povero. Sì, c'è il cornuto, come si chiama il cornuto, il pappone? Ma Enrico, che c'entra il pappone, chiama? Capitano Eric? Come si chiama? Perché Mary, che cosa rispondi fa? Ad Anna, aspetta Anna, fermati. Mary, rispondi un attimo alla signora Anna, per favore. Sì, signora, noi siamo sposati da 21 anni, abbiamo un rapporto di sincerità, di dialogo, di collaborazione, esatto, scambio bravo. Di idee
che veramente fa invidia a una qualsiasi altra famiglia cosiddetta per bene. Oh, benissimo. L'unica cosa che fate è che siete molto aperti sul sesso. Lui ha anche un canale OnlyFans. Partecipate ai mondiali del sesso e svolgimento. Ma un trans, che cos'è? Ma che trans? Non è trans, ma anche se fosse. Ma che, fosse... Ma che dici? Ma che già sei embriaca? Ma se anche fosse, si tratta semplicemente di allargare gli orizzonti. Allargare le gambe, non gli orizzonti, vergognati, schifosa. C'è pure un figlio, quel tuo figlio da grande giudicherà e sarà il tuo bastone della vecchiaia che ti prenderà bastonate. Calma. Capitano Eric, rispondi tu ad Anna che è scatenata. La vergogna è fare del male agli altri, bravissimo. La libertà sessuale. Bravissimo. Quella è la vergogna, è fare del male agli altri. La libertà sessuale è solo amore, solo bellezza. Non c'è niente di cui vergognarsi. Beh, ammetterà che è un po' imbarazzante, però, quando i suoi figli se amore, ne tante buoni che siano. Mio figlio è orgoglioso della situazione in cui si trova e quando qualcuno glielo fa notare è orgoglioso perché comunque sa che ha quattro genitori che gli vogliono bene ed è una fortuna. Come quattro genitori? In che senso? Perché gli altri due fungono da genitori pure loro? Certo, chiama mamma e papà sia noi che lui, che loro. Anna, hai sentito questa cosa che chiama mamma e papà anche gli altri due? C'ha quattro genitori, qual allora, è il problema? Allora, questa povera creatura sta... Quanti anni ha tuo figlio? Vagante. Quanti anni ha tuo figlio? 11. Quanti anni ha? A 10 anni. Ma qual è il problema? Che te ne frega a te, Anna, di come viene gestita la famiglia da Mary Ryder, dal capitano Eric? Allora, se io ho due figli, metto nella società, faccio di tutto come esempio, da mettere nella società due brave persone in gamba, due persone in gamba. Quando suo ragazzino sarà grande, sarà la mia vagante, vabbè, andrà sopra i genitori, Mary, perché sono due porci debosciati. Mary, scusami un attimo, quali sono? Ci potrebbe mi spieghi un attimo? Ragazzi, allora, seduzione, massaggio in diverse parti del corpo, massaggio delle zone erotiche, preliminari, sesso orale, penetrazione, rilascio, aspetto degli organi, performance artistica di posizione, creatività nel cambiare posa, numero di orgasmi in un tempo specificato, esecuzione artistica di diversi partner, aumento della pressione sanguigna e frequenza cardiaca, uso del Kama Sutra, il rapporto più artistico, coppia più coinvolta, più artistica e più apprezzata. Sono queste le prove. Numero di orgasmi in un tempo specificato, che vuol dire? Vuol dire quante volte si riesce a far raggiungere l'orgasmo alla propria partner, donna o uomo. Ovviamente per la donna è più facile avere gli orgasmi multipli rispetto all'uomo. Qual è la tua qualità migliore in queste, cioè la tua specialità migliore tra queste qua che ho elencato? La specialità. Oggi per esempio penso che sia stata la nostra migliore performance, cioè? Perché ci siamo esibiti assieme io ed Eric e abbiamo fatto una coreografia di posizioni sessuali coordinate, quindi non ci siamo fermati per 55 minuti. 55 minuti, Anna, tu te lo sogni 55 minuti, Anna, te lo sogni? Ma non lo viene a raccontare la porno troia, se la sogna, se lo sogna il vero amore, fare l'amore con una persona che ami. Lei è una debosciata, schifosa. Io sto assieme ad Eric da 23 anni. Erano 21 e prima. Se non è amore questo, non so cosa possa essere descritto amore, perché veramente grazie Mary. Ciao Eric, a presto, Italiani!